grande attenzione da parte del governo, cosa chiederete? Spegnete i telefoni. La presenza del Presidente del Consiglio è un fatto certamente importante. Noi se avremo la possibilità di appunto esprimere quelli che sono i problemi della nostra regione, considerato che è una visita fugace questa mattina, avremo i problemi fondamentali della nostra regione, a partire da una rinnovata attenzione sui problemi del lavoro, in modo particolare del lavoro per i giovani, sui problemi appunto di un rafforzamento di attenzione relativamente ai problemi infrastrutturali, a partire da Gioia Tauro, che deve essere oggetto di una iniziativa. Io, da parte del governo, nei giorni scorsi ho avuto un incontro con il ministro Toninelli, ho sottolineato la necessità di un'iniziativa del governo perché sia rilanciata l'infrastruttura di Gioia Tauro e soprattutto sia realizzato quello che è un accordo di programma quadro che abbiamo sottoscritto già oltre un anno fa con il governo e che appunto rimane ancora inattuato, a partire dall'investimento per le infrastrutture, l'allevamento attraverso la realizzazione del bacino di carenaggio, tutti gli obiettivi per i quali abbiamo posto risorse. C'è il problema di investire per alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e qui abbiamo costituito una commissione per lo studio di fattibilità che aspetta di essere rafforzato da una presenza del RFI e anche del Ministero delle Infrastrutture. I problemi, cioè degli investimenti nel sud e della agevolazione del sistema delle imprese attraverso la ricontribuzione, attraverso il rafforzamento del credito di imposta, perché appunto abbiamo imboccato in questi anni una strada positiva, ma appunto c'è tanto da fare perché si è invertito il segno che prima era stato negativo nel corso di questi ultimissimi anni, ma va rafforzato perché i problemi del lavoro permangono in modo drammatico, perché ci sono grandi potenzialità che se dovesse subire un ripiegamento il sud nell'attenzione del governo nazionale sarebbe un disastro. Sul fronte invece della repressione dei reati criminali, qui a Reggio una settimana fa è esploso un negozio per un atto doloso, cosa vi aspettate dal governo? Ci aspettiamo un rafforzamento di attenzione e di presenza dello Stato, tanto sta facendo la magistratura, le forze dell'ordine, ma credo che noi abbiamo bisogno di iniziative ancora più forti, rafforzate, perché appunto il contrasto alla criminalità, come sta avvenendo, sia ancora più incisivo e pervasivo. Grazie Presidente. Grazie a voi.